La bonifica delle reti Bertè di Via Fermi è ancora da iniziare a 4 anni dall'incendio. Andrea Biani, titolare della Ecodelphi, l'azienda che ha sostituito la Bertè negli appalti comunali per la raccolta dei rifiuti ingombranti, in carcere perché, in quanto socio di Vincenzo Bertè, è accusato insieme a quest'ultimo di aver voluto l'incendio dopo aver ammassato rifiuti oltre ogni limite e di aver cercato di massimizzare i profitti con un traffico illecito di materiali. Ce n'è abbastanza per far tornare i manifestanti in piazza, a mortare, in occasione di un consiglio comunale che vedeva proprio il caso rifiuti all'ordine del giorno. Il presidio, organizzato dal PD, ha visto la partecipazione anche di Rifondazione Comunista e di numerose associazioni ambientaliste. Da quando si sono manifestati quei fatti, che peraltro erano noti, non è partita assolutamente un'azione concreta, seria, da parte dei comuni, del comune, dei comuni, da parte di Regione Lombardia, per mettere in sicurezza l'area, per promuovere la bonifica, per mettere in mano un tipo di sviluppo che non funziona più, per battersi concretamente, dare segnali concreti per un impegno serio per la legalità. Si parla tanto in questo paese di controllare il territorio, poi sulle cose importanti come appunto quella della spazzatura, dei rifiuti e della salute, poi non c'è nessun tipo di controllo. È da anni che noi sosteniamo che sul riciclo dei rifiuti c'è da stare molto attenti, perché c'è un giro, un malaffare che effettivamente comincia e ci dovrebbe cominciare a preoccupare seriamente. Ci sono troppi interessi privati, anche loschi, su cui la Regione farebbe bene a controllare e su cui la magistratura farà bene anche a controllare. Speriamo, vuol dire che il sindaco Facchinotti finalmente non faccia come al solito, cioè l'uomo che non vede, l'uomo che non sente, e che racconti tutte le varie conoscenze e i vari appalti che ha distribuito nel corso di questi anni a delle società, quantomeno a delle ditte, quantomeno sospette. Per cui vuol dire qualche dubbio. Al sindaco Facchinotti qualche dubbio avrebbe anche potuto arrivare. La bonifica della Bertè, qui non oso pensare cosa sta andando in falda quando piove o cose di questo genere. Cioè, la pagheremo, perché finirà nei fiumi, finirà nei... lì si sa solo loro cosa c'è. Perciò insomma, un po' più di impegno da parte delle istituzioni ci vuole, perché non è che possiamo sempre essere noi le Cassandre che dicono che va tutto male. Qui sta andando tutto male, veramente. Dopo l'incendio Bertè, dopo le ultime determinazioni da parte della magistratura, c'è una grossa paura in questa città e nella Lomellina per l'infiltrazione mafiosa, per la criminalità organizzata che sta entrando anche in questo territorio. Noi siamo qui proprio per dire che riteniamo la legalità un valore fondamentale e di conseguenza questo presidio serve proprio a dire questo.